emozioni. La partita, la più bella partita, dato la Serie B. Ti faccio una domanda emozionale, cosa che ci sta? Credo che per il valore dell'avversario e per l'importanza della partita, assolutamente ragazzi, hanno giocato la partita in maniera eccellente, sbagliando nulla, creando molto, e credo che mai come oggi questi ragazzi abbiano meritato la promozione in Serie B. E senza nulla togliere Alessandria, però credo che il mio dovere è ringraziare questi ragazzi, perché quest'anno abbiamo avuto un percorso di crescita. Non so, si dice che l'allenatore che porta una squadra in Serie B, invece devo dire che è il contrario, sono questi ragazzi che mi hanno portato in Serie B, perché dopo che siamo partiti bene abbiamo fatto un percorso importante dove nessuno inizialmente poteva mai immaginare di ottenere questa promozione, e loro sono stati i primi a seguirmi, a crederci e a fare un percorso importante, andando lì per lì a raggiungere Svenezia. Poi tutti quanti noi sappiamo quello che è successo, è chiaro che quando si rincorre, è chiaro che quando magari uno staff subentra e quindi non c'è continuità di lavoro, e dall'altra parte c'è anche il fatto che Svenezia ha fatto un campionato straordinario, e invece si è pensato, credo, troppo a criticare questi ragazzi e a dargli addosso, specialmente su alcune situazioni spiacevoli che c'entrano poco nel mondo del calcio. E credo che il percorso fatto da questa situazione, dove nulla c'entrava col calcio, solo questi ragazzi potevano saltare fuori dalla partita di Teramo. I ragazzi sono ricompattati, hanno fatto numeri alla mano, perché bisogna avere i numeri, no? Primo turno di playoff sembravano che gli altri ci avevano massacrato, no? Hanno fatto 4 gol subito, 2, uno su un calcio di rigore, uno su una punizione, e tutti quanti che parlavano su loro che non eravamo stanchi, che non siamo squadra, che eravamo vecchi e quant'altro. Se si va a analizzare il percorso del prof, penso che mai come ha fatto la mia squadra ha meritato questa promozione, dove non c'è stata mai una sconfitta, dove c'è stato vittorie, pareggi, tanti gol e poi gol subito. Quindi merito a loro di questa promozione, merito alla proprietà, alla società, in momenti di difficoltà magari ha creduto in me, nel mio staff, e ha continuato nel lavoro, mi ha dato solidità. Merito ad una piazza che meritava questa promozione, perché il fatto di giocare ogni volta davanti a quello pubblico, 11.000 spettatori, Lega Pro, credo che non ci possa essere altre piazze, parte Foggia e Lecce in Italia, quindi merito anche a loro. Come ho sempre detto, dall'inizio, per cercare di raggiungere un obiettivo bisognava andare tutti dalla stessa parte, qualcuno non ha remato dalla stessa parte, ma poco importa. Ringrazio tutti quelli, anche con le critiche costruttive, perché ci mancherebbe altro che non ci devono essere critiche costruttive, però lì dove qualcuno ha voluto interferire o non era un gruppo o per amicizia o per altri motivi, credo che oggi si debba solo ricredere e chiedere scusa soprattutto a questi ragazzi. 38, 7, 8, 10, 10. No, più che altro io sono qui a rappresentare i miei ragazzi e vi posso garantire che non è semplice ricevere delle critiche eccessive, ma non sulle critiche calcistiche dove può piacere una prestazione di un giocatore o meno, se andrà a toccare l'orgoglio di una persona che magari di persone che sono padri di famiglia, hanno dei bambini, sono cose che vanno al di là del mondo del calcio, Sandro, e ti posso garantire che non sono cose piacevoli, però alla fine il risultato è quello che conta, abbiamo ottenuto questa promozione e diamo merito a tutti. Ma io sono legato con un contratto, sapete tutti, la mia scelta iniziale non è stata una scelta economica, è stata solo una scelta di obiettivo. Eravamo settimi quando sono arrivato, quindi potevo essere un pazzo. Ho avuto altre possibilità di andare direttamente in Serie B, ma credo che la fortuna di essere venuto qui a Parma è una fortuna incredibile. Sono onorato di essere stato scelto come allenatore, ripeto, anche se Lega Pro è una piazza così importante, con tanto blasone. Quindi non mi poteva capitare di me. Poi con questo esito finale credo proprio di aver fatto la scelta giusta. E quel mio obiettivo, e alleno da poco, da 3 anni, quello di crescere insieme a questa società, insieme a questa piazza, dove ho solo da imparare, solo da crescere professionalmente, e mi auguro che non sia un punto d'avvio ma che sia solo un punto di partenza per gli obiettivi professionali da una città così importante. Quindi a lei? Ah sì. Non volete mandare via anche oggi dopo l'abbiamo vinto il campionato? Non so. Posso dire che a prescindere da tutto, oggi, adesso capisco che tu voglia mettere davanti i tuoi ragazzi per mille ragioni, secondo me oggi è la vittoria di Roberto D'Aversa, per mille ragioni, perché hai preparato la partita in maniera strepitosa, perché c'erano,
altri candidati a quelli che hai messo in campo, però nessuno ha sbagliato partita. Hai guardato, secondo me, come spesso fai, in maniera molto strategica, giusta, anche l'atteggiamento della squadra avversaria, e hai annullato tutte le fonti del gioco degli avversari. Quindi io lo dico, tu chiaramente non confermerai, questa è una cosa di no, innanzitutto quando mi fai questi complimenti è chiaro che qui devo leggere con tutto il mio staff, perché comunque quello che ci tengo a dire è che purtroppo o per fortuna credo di essermi circondato da professionisti, innanzitutto serve, e poi da professionisti bravi, perché il nostro lavoro non è solo un lavoro di dove ognuno ha il suo compito ed è un lavoro di staff, quindi questi movimenti li giro da tutto il mio staff. È chiaro, ragazzi, che è sempre il solito discorso, no? L'allenatore bravo senza il giocatore non esiste. Noi cerchiamo di preparare le partite in base all'avversario, in base alle caratteristiche dei giocatori che devono andare in campo, ma gran merito va dato a questi ragazzi, ripeto, oggi non era semplice fare una prestazione del genere, con la pressione che porta una città come Parma, perché comunque è una città importante, la maglia pesa, e anche se ci sono giocatori di caratura superiore, ti posso garantire che quando non si va in campo in maniera lucida e serena per le pressioni diventa molto più difficile, quindi abbiamo atto che per l'importanza della partita, che per l'importanza del risultato hanno fatto una partita eccellente. È scattato dopo la partita col Pordenone, che è stata vinta in maniera un po' rocambolesca, di fortuna, tu stesso dopo la partita avevi ammesso che nel secondo tempo la squadra non aveva dato le risposte che tu cercavi, bene, oggi si è vista una squadra con un'autorevolezza strepitosa. Io dopo la partita ho dato metro, a differenza di miei colleghi che cercano di puntare sempre proprio al promulino, no? E ho detto che meritava anche il Pordenone, ma anche significa che meritavamo anche noi, perché nel primo tempo se non ci viene a far gol andiamo sul 2-0, sì. Se l'arbitro magari fischia quella situazione sui Roponi e la partita finisce lì, cioè, chiaro che dopo il secondo tempo il gioco ha prevalso il Pordenone, ma se andiamo a vedere le situazioni da gol create, la partita è finita in equilibrio. Io per quello mi sono permesso di dire che avrebbero meritato anche loro. Come ho detto, che sarebbe stata la partita più difficile per quella del Pordenone, perché è una grande squadra. L'anno scorso ha fatto la semifinale del playoff, squadra di categoria, squadra abituata a queste partite, squadra con un pianale delle pressioni, quindi gioca in maniera sciolta, pulita. E anche lì credo che ci sia stata eccessiva critica, però penso che ci sia servita anche per la partita di oggi. La sofferenza della partita del Pordenone ci è servita per affrontare l'Alessandria nella maniera come è successo oggi. Mister, intanto le ricordo che siamo in Serie B, così magari le strappiamo un sorriso una volta tanto. Giusto? Sì, sì. Ok. Ma sei qui, sono proprio di carattere, oggi ancora di più la partita ha dimostrato i meriti di tutta la rosa, perché Colì, Giorgino che è entrato con la sua caparbietà ha promosso il secondo gol, ed era nei playoff, è stata una vittoria effettivamente di tutto il gruppo, cioè questa non è una squadra solo di 11 giocatori. Assolutamente, infatti io quando sentivo parlare di 11 giocatori a disposizione diventavo matto, perché questi ragazzi li vedevo allenare tutti i giorni, vi posso garantire l'allenamento che facevano, il giorno post gara, di quelli che non giocavano, quella che ci dava la benzina per continuare a lavorare e a credere enormemente in tutto il resto che proponevamo. È la vittoria di tutti, perché lo ha dimostrato Ciccio Corti, che per un periodo ci ha portato ad arrivare al secondo classifica, dopodiché con l'arrivo di Scostarella magari ha giocato un po' meno. E sicuramente non è tutto, ma meglio di come hanno interpretato gli allenamenti durante la settimana, perché poi la partita rispetta sempre il lavoro quotidiano e il lavoro settimanale, quindi va dato alto che il mezzo è veramente. A volte ci sono stati degli infortuni, ma lo uso, mi viene un uomo così, dove anche lì è stato detto che abbiamo ritirato, che è successo di assolutamente no. C'è stato massimo rispetto con tutti, è chiaro con carattere dove magari si deve dire una cosa più tranquillamente, ma come è giusto che sia il rapporto umano e professionale e come è giusto che sia. Qual è stato il momento più difficile della gestione e quale invece la molla che è scattata per dire ce la facciamo? Il momento più difficile è stato il periodo della sconfitta, credo che in quel momento il fatto che
il Venezia ormai sta lasciando il campionato con matematicamente, inconsciamente qualcosa abbiamo mollato perché ci siamo visti sfuggire l'obiettivo. Poi abbiamo fatto una partita successa a Padova e è successo quello che può succedere in calcio, dove la seconda in classifica può perdere anche contro l'ultima e dove è stato montato un caso, ripeto, eclatante, non ci vorrebbe tornare. Credo che il momento di difficoltà ha ricompattato l'ambiente, ha ricompattato il gruppo, ha ricompattato la squadra e da lì credo che in crescendo poi siamo arrivati fino alla consapevolezza di oggi di giocarci le nostre possibilità. Sapevamo che di tutta una squadra forte, quindi l'aspetto mentale e psicologico era il nostro vantaggio. E sono molto poi anche i nostri valori. Ripeto, la squadra importante forse è quella dell'Alessandro. Francesco Nani. Adesso è il momento della festa, ma molto presto sarà anche quello di programmare la nuova stagione, no? Forse anche con una società che avrà dei nuovi soci. Secondo lei questa squadra avrà bisogno di molti cambiamenti, c'è già una base per poter affrontare una Serie B che ovviamente sarà per fare un campionato già proiettato verso dipende dall'obiettivo che si vuole una società. È chiaro che numericamente il campionato di Serie B, dove sono 42 partite, ha bisogno di una cosa più ampia, però credo che il direttore abbia già iniziato la riparma, perché non possiamo avere preparati nell'ultimo momento. Quello che è importante adesso è goderci questa vittoria, però quello che sarà vedremo più avanti. Adesso bisogna godersi questa vittoria, ripeto, perché l'attenzione è stata tanta. Questa vittoria a volte si deve ascoltare, no? Perché si dirà che era scontato che Parma andasse in senza la vita, ma non c'è nulla di scontato nella vita, specialmente nel calcio. Grazie a tutti. Grazie.